Buongiorno. Buongiorno, le presento il professor Giuseppe Tucci, presidente dell'ISMEO di Roma. Io sono il suo assistente Blasi. Buongiorno. Buongiorno. È un onore averla qui. Professore. Prima di cominciare, chi di voi mi ha scritto quel telegramma così particolareggiato? Io, professore. È un sanscritista? Non esattamente, scusi. Ma mi interesso da sempre di studi orientali. Se sono venuto, è solo grazie al suo resoconto. La ringrazio. Molto puntuale. Svasti bhavatyai. Svasti bhavatyai. Bhavatbhyam swagatam. Vasuitasmi. Kutonuna karchanamam vijanati. Yatha svapne vaya bhasam spandate mayaya manaha. Abbiamo provveduto a tradurre per voi alcune delle sue affermazioni. La conoscenza dimostrata dalla signorina della filosofia di scuola Madhyamika e del suo maestro Chandrakirti è assai convincente. La conversazione si è fatta delicata solo quando Rupini, con insistenza, ci ha chiesto cosa le è accaduto, dove si trova e come mai nessuno la capisce. È lei che le ha detto, professore? Io comincio sempre parlando di Maya. L'illusione cosmica. La grande magia. Le ho spiegato che non equivale realmente al sogno, ma che ha un ruolo importante nella natura illusoria del mondo onirico, in quanto rappresenta il futuro e di conseguenza il tempo. Tuttavia, il tempo è qualcosa di squisitamente irreale. Non mi illudo certo di averla convinta, ma fortunatamente ha dimostrato una spiccata passione per la logica e la dialettica, di cui abbiamo molto discusso.